I ciottoli erano in bell'ordine, nelle teche lungo le pareti della sala, la prima in cui entravano i visitatori. Museo dell'acqua dolce perduta, recitava l'insegna sulla porta. Per lo più varcavano la soglia nonni con i nipotini per mano. Al di fuori dei loro più remoti ricordi, la memoria della lontana abbondanza di cui avevano fatto in tempo a vedere il tramonto si era salvata solo lì. Si cominciava dai sassi a forma d'uovo e plasmati dal lavorio di fiumi che nel loro scorrere per milioni di anni li avevano arrotondati e limati. Non ci credo, nonno. Hai un bel dire che qualcosa hai fatto in tempo a vedere anche tu e che un tempo era tutto vero. Non posso credere che sia stata l'acqua. Al mare ci sono solo sassi piatti. Quando il contenitore della razione di insalata si rompe e l'acqua cade per terra, la mamma si mette a strillare, ma al pavimento non succede proprio niente. Non diventa un sasso come quello lì. Il nonno sospirò. Ah, ma l'acqua dei fiumi era tanta, tanta, tanta allora. Alberto non ci badò nemmeno e giunse a quello che secondo lui era il punto fondamentale. Si piazzò davanti alla parete illustrata che mostrava com'era distribuita l'acqua sulla terra all'inizio del XXI secolo. L'immagine mostrava un cerchio diviso in fette come una torta, ma una sola fetta occupava la quasi totalità della superficie e c'era scritto sopra mari. Fettine sottilissime mostravano l'entità dell'acqua dolce trattenuta dai ghiacci polari e dalle falde sotterranee. Quasi invisibile, una linea tenue più che una fettina, il settore corrispondente alle acque dolci allora disponibili sulla superficie della Terra. Vedi? Se è andato verso solo questo, nonno, è stata proprio poca cosa e non era neanche il caso di farci un museo. Il nonno non rispose subito, poi aggiunse. Sai, io sono riuscito a vedere un fiume, beh, non proprio un fiume. Quelle poche volte che alla tua età ho visto la pioggia, tutte gocce che cadevano a terra se non venivano assorbite dal terreno, si univano formando serpentelli d'acqua che scorrevano via. E i vecchi mi dicevano che i fiumi erano così, ma molto, molto più grandi. All'uscita vedrai quanto era grande un fiume, ora senza acqua. Ora non scorre più, ma si riesce ancora a vedere la strada che percorreva e i sassi di tutte le forme che il fiume scolpiva nel suo passaggio. Ma nonno, con quel che costa l'acqua, nessuno poteva comprarne tanto da farne dei serpentelli e lasciarli andare via. Ancora un sospiro del nonno. La pioggia che cadeva dal cielo non si pagava e non si pagava neppure l'acqua dei fiumi. Già i miei genitori dovevano comprare l'acqua che arrivava nelle case e quelle poche volte che ho visto piovere, tutti si precipitavano a raccogliere l'acqua piovana. Come faceva l'acqua a cadere giù dal cielo se mi ha appena detto che era nei fiumi? Ah, troppo complicato spiegare cos'erano le gocce di pioggia ad Alberto, che non aveva mai fatto la doccia e aveva sempre solo usato detergenti a secco per economizzare sulla razione di salata. Il nonno lo prese per mano e lo portò nella seconda sala del Museo dell'Acqua Dolce Perduta, dove veniva spiegato quanta vita pullulasse attorno ad un acquitrino. Thank you.
Il vecchio e il bambino proseguirono quindi nel corridoio che dalla ricostruzione dell'acquitrino conduceva verso il letto prosciugato del fiume Po, conservato esattamente come l'acqua lo aveva abbandonato. Lungo il corridoio si incontrava la ricostruzione di un bagno di fine XX secolo, una doccia, una vasca e un lavandino con i rubinetti. L'acqua allora entrava ed usciva da tutte le case, spiegò il nonno. No, nonno, non è possibile. La figura nella prima sala spiegava che era così poca l'acqua andata perduta e adesso tu mi dici che ce n'era abbastanza anche per fare entrare e uscire dalle case. Sì, un tempo era proprio così. Ma già quando aveva la tua età non accadeva più. Però c'era ancora abbastanza acqua per fare a volte le nuvole. Anzi, si facevano da sole le nuvole, a metà strada fra la terra e il cielo, bianche come batuffoli di zucchero filato, come sbuffi di panna montata appiccicati sull'azzurro. Sembravano ferme, eppur si muovevano, e quando alzavi gli occhi a guardarle le trovavi ogni volta diverse. Ma ti ho già chiesto come faceva l'acqua a cadere giù dal cielo, se era nei fiumi, e tu non mi hai risposto. E poi, nonno, se c'era acqua nelle nuvole, come faceva a stare in cielo senza venire giù?